Bentornati nel mio canale. Allora, vi presento oggi il mio protagonista in assoluto. Allora, questo è un filato della Lise Angora Gold. È un filato da 100 grammi ed è 500 metri, quindi rende veramente tanto. Io per realizzare il mio progetto, ho utilizzato tre gomitoli di questo filato. Allora, vi dico la sua composizione. È 75% acrilico, 20% lana e 5% lurex. Consiglia l'uncinetto del 2 al 4 e i ferri dal 3 al 6. Questo filato l'ho acquistato da Giuseppe Coletti. Poi nel box informazioni sotto il video vi lascerò il link della pagina Facebook di Giuseppe Coletti, in modo che possiate andare a vedere nella sua pagina i filati di Giuseppe Coletti. Ok, allora, comunque, detto questo, adesso scatenate gli uncinetti e al lavoro. Ciao, un bacione a tutti. Per fare questo progetto, io prendo la circonferenza del mio collo. Io prendo, diciamo, la misura abbastanza larga perché a me piacciono molto le scollature, larghe. Comunque, voi se volete prendete la circonferenza, la misura la prendete più in alto. Io la prendo qui. Comunque, in base ai nostri centimetri, noi dobbiamo calcolare un multiplo di 2 catenelle. Allora, io per la mia misura ho messo su 120 catenelle più 4. Quindi, voi prendete la vostra circonferenza. Calcolate il multiplo di 2 catenelle, fate le vostre catenelle e poi aggiungete 4 che servono per formare gli angoli. Quindi le mie 120 catenelle io poi le metterò in questa maniera, quindi farò 45 sul dietro, 45 sul davanti e 15 per ogni spalla. Quindi e qui aggiungerò una catenella delle 4 che ho aggiunto in più, quindi una qui, una qui, una qui e una qui, e quindi questi sono gli aumenti. Ok, adesso però purtroppo io ho registrato, anzi pensavo che stavo registrando, e poi invece alla fine la mia videocamera non ha registrato, e quindi vi farò un campione. Comunque è la stessa cosa, solo che lo farò in piccolo, quindi è la stessa cosa, è la stessa lavorazione. Dovete solo capire come si fa il punto e come si fanno gli aumenti. E poi il lavoro è semplicissimo, è molto molto facile. Ok, allora io per fare il campione metterò su 40 catenelle, è solo un campione. Ok, e quindi adesso prendo il filo e uncinetto e iniziamo a fare il campione. Come campione ho messo su 40 catenelle, 40 più 4, quindi 4 catenelle in più servono per fare gli angoli. Adesso chiudo a cerchio. Ok, con una maglia bassissima. Adesso voglio distribuire i punti in questa maniera, quindi dato che questo è solo un campione, farò 15 maglie sul davanti, 15 dietro e 5 sulle spalle. Quindi inizio con 3 catenelle, vado nella maglia seguente e lavoro una maglia alta. Quindi in tutto faccio 15 maglie alte. Qui 2, 3. 4, 5, 6, 9, 10. 11, 12, 13,
13, 14 e 15, quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Nella sedicesima maglia vado nella sedicesima e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora una maglia alta. Adesso continuo il lavoro 5 maglie alte, 1, 2, 3, prendo un po' di filo, allora 3, 4 e 5. Nella sesta maglia faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta, così. E quindi abbiamo fatto anche le spalle. Adesso vado nella maglia seguente e inizio a contare la prima maglia, la seconda, fino a lavorare 15 maglie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi adesso abbiamo fatto il davanti e il dietro, che poi sono uguali. Andiamo nella sedicesima maglia, facciamo una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. E adesso lavoro le 5 maglie alte. Quindi 1, facciamo l'altra spalla, 2, 3, 4, 5. E nella sesta maglia facciamo un aumento, quindi una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta e vado a chiudere qui nella terza catenella delle 15 maglie alte che abbiamo fatto. Ecco, e questo è il nostro collo. Ora non viene una scollatura quadrata, ma viene rettangolare in questa maniera. Ok, adesso faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa. Vado nella maglia seguente e lavoro una maglia bassa. Adesso dobbiamo lavorare tutte le maglie a maglia bassa, quindi in ogni maglia alta lavoriamo una maglia bassa. Così. Allora, siamo arrivati dove abbiamo le maglie alte, una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Quindi entro nelle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa e continuo a lavorare le maglie alte. Così. Ecco, siamo arrivati nell'altro angolo. Quindi entriamo nelle 2 catenelle, facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, rientro maglia bassa e vado avanti così. Quindi lavoro in ogni maglia alta una maglia bassa. Allora,
Allora, non stacco la registrazione perché voglio fare tutto il giro insieme a voi. Qui vado veloce perché la maglia bassa, bene o male, la sappiamo fare tutti. Allora, sono arrivata all'angolo, abbiamo le 2 catenelle. Entro, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa e continuo fino ad arrivare alla fine del giro. Così. Qui abbiamo ancora l'angolo, quindi entriamo nelle 2 catenelle, maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa. E adesso vado a chiudere qui nella... Allora, qui devo fare una maglia alta, così, e chiudo nella terza catenella iniziale. Nella terza, scusate, nella maglia, nella catenella iniziale. Allora, e questo è il nostro secondo giro. Così. Allora, fate conto che io, scusate, ho messo su 120 catenelle. Allora, su 120 catenelle ho fatto 120 più 4, quindi io ho distribuito i miei punti in questa maniera, quindi ho fatto 45 davanti, 45 dietro, 15 per ogni spalla, ok? Quindi adesso dobbiamo lavorare e man mano che andiamo avanti dobbiamo aumentare sempre qui gli angoli. Allora, adesso che abbiamo finito le maglie basse, vado nella maglia seguente, quindi inizio qui. Qui abbiamo l'angolo. Ok, io inizio proprio qui in questa maglia, faccio 3 catenelle e quindi le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Adesso dobbiamo lavorare una maglia alta e una maglia alta doppia in costa davanti. Quindi dobbiamo fare tutto il giro in questa maniera. Le 3 catenelle sono la prima maglia alta. Adesso vado nella maglia seguente, quindi prendo il filo 2 volte sull'uncinetto. E vado qui nella maglia seguente. Qui abbiamo fatto le catenelle e qui la maglia seguente. Faccio una maglia alta in costa davanti. Così. Maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, 2 volte filo sull'uncinetto, andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, andiamo qui nella maglia seguente e facciamo una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta, 2 volte il filo sull'uncinetto, quindi vado nella maglia seguente. Qui abbiamo fatto la maglia alta, avvicino ancora un po'. Allora, qui abbiamo fatto la maglia alta. Adesso dobbiamo andare nella maglia seguente. Facciamo una maglia alta in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto, quindi qui abbiamo fatto la maglia alta. Andiamo nella maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Così. Allora, maglia seguente, maglia alta. Maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Maglia seguente, maglia alta, 2 volte filo sull'uncinetto, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Qui andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia alta,
qui dove abbiamo la maglia alta, abbiamo fatto qui la maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta, quindi entro qui faccio una maglia alta doppia in costa davanti, così. E qui dove abbiamo la maglia bassa, 2 catenelle e maglia bassa, entro nelle 2 catenelle e faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, così. Due volte filo sull'uncinetto e lavoro la maglia alta separata da 2 catenelle, qui l'angolo, quindi entro qui e faccio la maglia alta doppia, così. Adesso vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, due volte filo sull'uncinetto, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, facciamo una maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, maglia alta, e qui ripetiamo quello che abbiamo fatto qui nell'angolo, quindi due volte filo sull'uncinetto e qui dove abbiamo la maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, qui nella prima maglia alta facciamo una maglia alta doppia in costa davanti, 2 catenelle, no scusate, entro dentro le 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, due volte filo sull'uncinetto e vado qui dove abbiamo la V, ecco, in pratica chiamiamola V, quindi qua abbiamo fatto maglia alta, 2 catenelle e maglia alta, quindi entro qui nella V e faccio una maglia alta doppia in costa davanti, così. Maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, allora abbiamo fatto maglia, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, maglia alta maglia alta doppia nella maglia seguente, maglia seguente, maglia alta, così. Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Adesso abbiamo fatto la maglia alta, quindi dobbiamo fare la maglia alta doppia e vado qui, mi raccomando, andate sotto la maglia bassa, perché qui ricordate abbiamo fatto un giro tutta maglia bassa, quindi quando prendete la maglia in costa prendetela qui e non qui in alto, ok? Quindi abbiamo fatto la maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia, adesso vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta, maglia alta doppia in costa davanti nella maglia seguente, maglia alta, maglia alta doppia, maglia seguente, maglia alta, arrivo all'angolo, quindi vado un pochino più veloce, ok, allora sono qui all'angolo, vado nella prima maglia alta della V, quindi faccio una maglia alta doppia in costa davanti, entro nelle 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, due volte filo sull'uncinetto, vado qui nella seconda maglia e faccio una maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia, scusate, vado nella maglia seguente, maglia alta, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, maglia alta,
maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta nella maglia seguente e una maglia alta doppia qui dove abbiamo la V. Quindi entro nella prima maglia alta che separa le due catenelle, faccio una maglia alta doppia in costa e una maglia alta nelle due catenelle. 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta, maglia alta doppia qui. Faccio e vado a chiudere adesso qui nella terza catenella iniziale. Ok, e abbiamo completato il giro e questo è il nostro lavoro. Adesso facciamo, dopo che abbiamo fatto le maglie alte, quindi maglia alta e maglia alta doppia in costa davanti, dobbiamo fare tutto un giro a maglia bassa. Quindi ho fatto una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia bassa. Dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni maglia, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, così. Ok, sono arrivata all'angolo, quindi è ancora una maglia bassa, entro qui dentro le due catenelle di separazione, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa, così, e vado avanti. 1, 2, 5, 6, 7. Entro nelle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa. E vado avanti così. Ok, quindi andiamo avanti per tutto il giro. Completato il mio giro a maglia bassa, quindi sono arrivata, ho fatto l'ultima maglia bassa e adesso vado qui a chiudere nella catenella iniziale della prima maglia bassa. Ok, e questo è così. Adesso dobbiamo iniziare a fare di nuovo le maglie alte, quindi facciamo una maglia alta, una maglia alta e poi una maglia alta in costa davanti. Allora iniziamo 3 catenelle, 1 2 3. Quindi qui abbiamo la maglia alta in costa davanti. Quindi le 3 catenelle come sempre sostituiscono la prima maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti e qui abbiamo una maglia alta, quindi andiamo qui. Adesso dobbiamo invertire i punti, quindi dove abbiamo la maglia alta lavoriamo la maglia alta doppia in costa davanti e dove abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti lavoriamo una maglia alta. Allora vado qui dove ho la mia maglia alta e lavoro una maglia alta in costa davanti. Qui ho la maglia alta in costa davanti, quindi lavoro una maglia alta. Qui ho la maglia alta, nella maglia seguente, questa è una maglia alta, quindi lavoro una maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo una maglia alta in costa davanti e lavoriamo una maglia alta. Così. Maglia alta in costa davanti. Maglia alta, maglia alta dove abbiamo la maglia alta in costa davanti, qui abbiamo la maglia alta e quindi lavoriamo una maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia, scusate, dimentico sempre di dire maglia alta doppia, quindi la maglia in costa davanti è lavorata sempre doppia, così
così almeno quando diciamo quando sbaglio a dire la maglia alta in costa, sapete che è una maglia alta doppia. Allora, qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti e lavoro una maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta e quindi lavoro una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti. Qui facciamo una maglia alta doppia in costa davanti, arrivo all'angolo. Qui abbiamo la maglia alta, perché abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi facciamo una maglia alta. E qui dove abbiamo la V, abbiamo una maglia alta, 2 catenelle e una maglia alta. Poi abbiamo fatto una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Quindi vado qui nella V e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Così. Vado nelle 2 catenelle, entro e faccio una maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientro, maglia alta in costa davanti, qui nella V, quindi questa è la V, io entro qua e lavoro una maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, così. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, quindi lavoro una maglia alta. Così. Quindi ricordatevi che dovete invertire i punti. Dove abbiamo lavorato la maglia alta doppia in costa davanti, lavoriamo una maglia alta. E dove abbiamo lavorato una maglia alta, lavoriamo una maglia alta doppia in costa davanti. Quindi qui siamo all'angolo, facciamo una maglia alta doppia in costa davanti. Entro nelle 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta. Due volte filo sull'uncinetto e vado qui nella V. Quindi faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Ok. Maglia alta doppia in costa, allora facciamo l'ultimo angolo insieme. Allora, qui devo fare la maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia, maglia alta. È un bel punto, semplice, semplice, ma veramente grazioso, a me piace. Allora, sono di nuovo qui all'angolo, quindi vado qui nella prima maglia alta, faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Vado qui dove abbiamo la maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, quindi entro nelle 2 catenelle e faccio una maglia alta. 2 catenelle, rientro, maglia alta doppia in costa davanti, qui nella seconda maglia, nella V, per intenderci. Adesso facciamo una maglia alta, perché dopo la maglia seguente una maglia alta in costa davanti, e quindi noi qui facciamo una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta,
siamo di nuovo all'angolo, nell'angolo, quindi qui andiamo nella maglia alta che forma la V, quindi maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo le 2 catenelle, quindi facciamo una maglia alta, 2 catenelle, rientro maglia alta. E adesso qui un'altra maglia alta in costa davanti. Così. Adesso vado a chiudere qui nella terza catenella iniziale. E quindi abbiamo finito anche questo giro. E vi faccio vedere qui come vengono gli aumenti. Perché c'è troppa luce, non si vede benissimo. Ok. Adesso dobbiamo ripetere, allora ogni volta che noi finiamo di fare il giro con le maglie alte, dopo dobbiamo fare tutto un giro a maglia bassa. Quindi faccio una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa. Arrivo all'angolo, vi faccio rivedere come dobbiamo lavorare. E poi vi potete andare avanti da sole, oppure no, vi faccio rivedere di nuovo come iniziare il giro con le maglie alte, ve lo faccio rivedere e poi sì, andate avanti da sole perché il punto è facilissimo. Allora, siamo arrivate qui dove abbiamo l'angolo. Faccio maglia bassa, entro nelle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa. Ok, e così vado avanti a lavorare tutte le maglie. Ricordatevi che qui nell'angolo dovete lavorare una maglia bassa, 2 catenelle e una maglia bassa. Vado nell'altro angolo. Entro nelle 2 catenelle, faccio una maglia bassa, 2 catenelle, rientro, maglia bassa e vado avanti così. Ok? Quindi facciamo tutto il giro in questa maniera. Do il mio giro con le maglie basse, quindi vado a chiudere nella prima catenella iniziale, così. Allora, qui abbiamo una maglia, la maglia alta in costa davanti. Vedete? Questo è il rilievo, la maglia alta in costa davanti. Quindi faccio 3 catenelle. E quindi sulla prima maglia alta in costa davanti, sulla prima maglia alta doppia in costa davanti, abbiamo già una maglia alta perché le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia. Quindi vado qui nella maglia seguente, faccio una maglia alta doppia. In costa, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, quindi lavoriamo una maglia alta. Maglia alta doppia in costa davanti nella maglia alta. Così. Arrivo all'angolo e vi faccio rivedere come lavorare l'angolo. E poi ripeto, andate avanti da sole. Quindi qui abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, faccio la maglia alta. Qui abbiamo la maglia alta e faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti. Quindi qui siamo dove abbiamo l'angolo, quindi qui abbiamo la maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, quindi entro nella maglia alta nella prima e faccio una maglia alta doppia in costa davanti, vado
Vado qui nelle 2 catenelle dove abbiamo fatto una maglia bassa, 2 catenelle, una maglia bassa, entro nelle 2 catenelle, faccio una maglia alta, 2 catenelle, rientro, maglia alta, maglia alta doppia in costa davanti, qui nella seconda maglia, qui abbiamo la V, quindi entro qua e faccio la maglia alta doppia in costa davanti. Qui abbiamo la maglia alta in costa davanti, facciamo una maglia alta, maglia alta in doppia in costa davanti. Mi stavo confondendo, scusate. Allora, così. Ok, quindi adesso andiamo avanti fino ad arrivare per chiudere qui, fino ad arrivare sotto braccio, che poi dobbiamo chiudere e formare lo spazio qui per le braccia. Quindi la ripeto, la lavorazione è molto molto semplice. Ricordatevi che dovete diciamo invertire i punti. Dove abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, dobbiamo fare la maglia alta, e viceversa, dove abbiamo la maglia alta, dobbiamo fare la maglia alta doppia in costa davanti. Quindi andiamo avanti. Ricordatevi che dopo il giro delle maglie alte dobbiamo fare un giro a maglia bassa. Ricordatevelo, ok? Quindi andiamo avanti fino ad arrivare, come dire, sotto il braccio, e poi chiudiamo per formare lo spazio qui per le braccia. Mi raccomando, man mano che andate avanti, provatelo, ok? A dopo. Mettiamo che io sono arrivata alla mia misura. Allora, nella mia maglia, quella, la maglia che sto lavorando, la mia, quella originale, ecco, io sono arrivata a 23 centimetri, quindi sono arrivata a 23 centimetri e ho chiuso per quanto riguarda qui nel sottobraccio, e ho chiuso quando ho fatto il nel giro delle maglie basse. Quindi adesso io sto facendo il giro delle maglie basse, arrivo al mio angolo, quindi faccio le mie maglie basse e sono arrivata qui dove ho la maglia alta, 2 catenelle e maglia alta. Quindi entro dentro, qui devo fare ancora una maglia bassa, entro dentro le 2 catenelle, faccio una maglia bassa, poi 1 2 3 4 5 6 catenelle, 6 catenelle, prendo l'altro angolo, entro nelle 2 catenelle e faccio una maglia bassa, così. E quindi qui abbiamo formato l'apertura del braccio, e vado avanti con le maglie basse fino ad arrivare qui dove abbiamo l'altro angolo. E facciamo la stessa cosa, arriviamo qui, entriamo dentro le 2 catenelle, facciamo una maglia bassa, 6 catenelle, e ci agganciamo qui nell'altro angolo, e quindi chiudiamo e abbiamo questo, diciamo, questo risultato, ecco, così. Però lo facciamo insieme. Allora, faccio le mie maglie basse e arrivo qua e chiudiamo insieme altro all'angolo qui dove abbiamo gli aumenti. Quindi entro qui nelle 2 catenelle, faccio una maglia bassa. Adesso 1 2 3 4 5 6 catenelle, quindi prendo l'altro angolo ed entro così dal dritto e faccio una maglia bassa e continuo fino ad arrivare alla chiusura, così. E quindi ecco, abbiamo chiuso e abbiamo formato per le braccia qua. Adesso dobbiamo continuare a giro, quindi io nella mia maglia sto continuando a giro, ok? Quindi adesso cosa dobbiamo fare? Iniziamo qua. Allora, facciamo 3 catenelle, 1 2 e 3. Siamo qui sulla maglia alta in costa davanti. Questa è la maglia alta in costa davanti. Qui abbiamo fatto 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta. Quindi vado nella maglia seguente e qui ho la maglia alta e devo lavorare la maglia alta in costa davanti, maglia alta doppia,
maglia alta doppia, facciamo maglia alta e maglia alta, giusto. Scusate, ogni tanto anch'io vado, mi confondo un attimo. Allora, vado avanti in questa maniera. Non stacco la registrazione, arrivo dove abbiamo fatto le 6 catenelle. È molto facile perché sulle 6 catenelle dobbiamo lavorare 6 maglie alte. Quindi non dobbiamo fare niente di che. E poi dobbiamo riprendere a lavorare le maglie alte, diciamo una maglia alta doppia in costa. Alta doppia in costa, maglia alta. Allora, maglia alta, allora sto arrivando dove abbiamo fatto le catenelle, maglia alta in costa. Ecco, qui abbiamo le catenelle. Quindi adesso vado sulla prima e lavoro 1, 2, 3, 4, 5, 6. E qui ora vado avanti. Quindi qui ho la maglia alta e faccio la maglia alta in costa davanti. Qui ho la maglia alta in costa in doppia, maglia alta doppia in costa davanti, faccio una maglia alta, maglia alta in costa davanti e maglia alta. Ok, quindi abbiamo fatto questo. Adesso andiamo avanti e fate la stessa cosa dall'altra parte. Quindi qui lavorate le 6 maglie alte, ok? Poi fate il giro tutto a maglia bassa e poi riprendiamo insieme, ok? Quindi lavorate, andate avanti, ripeto, qui dove abbiamo le 6 catenelle, lavorate 6 maglie basse, normali, 6 maglie basse, anche perché 6 maglie alte, anche perché qui non possiamo fare la maglia alta doppia, ok? Quindi lavoriamo 6 maglie alte. Poi, dopo che abbiamo completato il giro, facciamo un giro tutto a maglia bassa. Dopodiché ci ritroviamo. Ho finito il giro delle maglie basse, quindi chiudo qui. Adesso dobbiamo iniziare le maglie alte. Allora, qui è abbiamo la maglia alta doppia in costa davanti, quindi qui abbiamo la maglia alta e qui la maglia alta in costa davanti. Quindi iniziamo da qui e facciamo la maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta in costa davanti. Ora andiamo avanti, lavoriamo le maglie così come le dobbiamo lavorare. Quindi qua dobbiamo lavorare la maglia alta, qui dobbiamo lavorare la maglia alta doppia in costa davanti e arriviamo qui insieme, ok? Dove abbiamo le 6 maglie alte, le 6 maglie alte. Quindi lavoriamo e arriviamo qua. Arrivata qui dove abbiamo le maglie alte. Qui adesso dobbiamo saltare una maglia. Quindi qui abbiamo fatto una maglia alta doppia in costa davanti. Ora maglia alta doppia in costa davanti, maglia alta doppia in costa davanti. E qui saltiamo l'ultima maglia e andiamo qua e facciamo la maglia alta in costa davanti. Altrimenti poi i punti non corrispondono. Quindi
Quindi saltiamo una maglia che poi non si vede, non si nota assolutamente. Ok? Quindi adesso andiamo avanti e lavoriamo normalmente. Quindi lavoriamo le nostre maglie in questa maniera. Allora, vado avanti e arrivo qui, dove abbiamo le altre 6 maglie alte. Dove abbiamo le altre 6 maglie alte. Qui invece le maglie non dobbiamo saltare, quindi ho fatto la maglia alta, doppia incosta davanti, maglia alta, doppia incosta davanti, maglia alta, doppia incosta davanti, maglia alta, doppia incosta davanti. E adesso andiamo a chiudere qui dove abbiamo le 3 catenelle. Quindi nell'altro, diciamo nell'altra parte dove abbiamo, da questa parte intendo, qui abbiamo fatto le 6 catenelle, però i punti non erano giusti, non corrispondevano. Quindi se abbiamo saltato una maglia, voglio dire, non fa caso, non si nota assolutamente. Ok? Quindi adesso dovete andare avanti sempre a giro, quindi adesso fate il giro tutta maglia bassa e poi ricominciate di nuovo il punto. Allora, io sono sincera, vorrei fare un'altra lavorazione quando arrivo qui, proprio qui, diciamo un pochino sotto al seno, diciamo più vicino alla vita che sotto il seno, e vorrei cambiare il punto, vorrei fare un qualcosa traforato. Allora, io ho visto una foto su Pinterest, mi è piaciuta tanto, infatti ho provato a copiare il punto. Forse non sarà uguale il punto, però voglio dire, questo mi piace tantissimo, questo punto fatto così, in questa maniera. Però poi diciamo, questa foto è le maniche arrivano sotto, leggermente sotto il gomito, e poi da qui cambia punto, quindi è una lavorazione tutto tipo così, in questa maniera. E la stessa cosa poi si riprende anche nelle maniche. Ora io provo a farlo, e se in caso non mi piace andiamo avanti con questo punto. Comunque, io adesso voglio provare a fare questo punto in questa maniera. Quindi arrivo fino a, diciamo, all'altezza della vita e poi cambiamo il punto e facciamo in questa maniera. Ok? Allora, andate avanti, prendete man mano che lavorate, prendete la vostra misura e arrivate fino a qui, dove all'altezza della vita. Allora, io sono andata avanti, sono arrivata a 19 centimetri, quindi sono arrivata all'altezza della mia vita, ok? In pratica alla cintura dei pantaloni. Ecco, quindi adesso cambiamo punto. Allora, facciamo un punto che è un multiplo di 16 catenelle. Allora, adesso vado qui nella maglia. La maglia qui seguente faccio una maglia bassa, allora cerco di avvicinare e faccio 1 2 3 4 5 catenelle, salto 1 2 3 nella quarta, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5, salto 3 maglie, 1 2 3 nella quarta maglia bassa, 1 2 3 4 5, salto 3 maglie nella quarta maglia bassa. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Le 5 catenelle è una maglia bassa, quindi salto 3 maglie, nella quarta faccio una maglia bassa. Quindi sono arrivata alla fine, faccio 2 catenelle e vado qui dove ho fatto
la maglia bassa, entro e faccio una maglia alta. Ecco, quindi questo adesso io metto qui un marcapunti e questo è il mio primo, diciamo qui è dove finisco poi il giro. Allora, adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'arco seguente, faccio una maglia bassa. Adesso vado qui nell'arco seguente e lavoro 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vado nel forro seguente e faccio una maglia bassa. 1, 2, 3, 4, 5. Vado nell'arco seguente qui nell'archetto e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 forro seguente maglia bassa e adesso vado nel forro seguente e faccio 7 maglie alte 1 2 3 4 5 6 7 maglia bassa nell'arco seguente 1 2 3 4 5 vado qui nel forro seguente faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 forro seguente maglia bassa e adesso ripetiamo le 7 maglie alte. Ok, quindi facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro adesso faccio, scusate un attimo, allora faccio 2 catenelle e vado a chiudere qui dove abbiamo la maglia alta. Qui abbiamo iniziato con una maglia alta dove abbiamo il marcapunti. Faccio una maglia alta per chiudere il giro, così. Adesso faccio 1, 2, 3, 4, 5 catenelle e vado qui nell'archetto. Quindi tolgo il mio marcapunti e lo metto qua. Quindi abbiamo fatto 5 catenelle, maglia bassa. Adesso andiamo qui dove abbiamo le 7 maglie alte, quindi lavoriamo 7 maglie alte separate da una catenella. 2 2 3 4 5 comincia ad essere pesante il lavoro adesso 6 e 7 quindi 2 4 6 7 andiamo qui nell'arco dopo le maglie alte andiamo nel primo arco e facciamo una maglia bassa 1 2 3 4 5 catenelle andiamo nell'archetto seguente facciamo una maglia bassa e adesso iniziamo di nuovo le 7 maglie alte separate da una catenella. Ok, quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Catenella, maglia alta, maglia bassa qui nel primo archetto. Poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle, maglia bassa nell'archetto seguente. E adesso ripetiamo qui le 7 maglie alte separate da una catenella. Ok? Quindi dobbiamo andare avanti così per tutto il giro. Arrivata alla fine del giro,
Quindi vado qui dove ho il mio marcapunti e ho iniziato con una maglia alta, qui. Vado qui e faccio una maglia bassissima, così. Adesso andiamo al centro delle catenelle, delle 5 catenelle, con delle maglie bassissime. Così. Faccio una catenella. E adesso qui nell'archetto di una catenella facciamo delle maglie allungate. Quindi andiamo nella prima e facciamo 1, 2, 3, 4. Quindi chiudo fino alla penultima maglia e poi chiudo insieme 2 catenelle. Archetto seguente 1, 2, 3. 4 e chiudo 2 catenelle. Archetto seguente 1 2 3 4 2 catenelle. Archetto seguente 1 2 3 4 e chiudo 2 catenelle. Archetto seguente 1 2 3 4 1 2 catenelle. Archetto seguente facciamo 1 2 3 4 e chiudo. Quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una catenella e vado qui nell'archetto e faccio una maglia bassa. Una catenella e ricominciamo a fare le maglie allungate. Quindi andiamo nel prossimo. Facciamo 1, 2, 3, 4. 2 catenelle. Vado nell'archetto seguente e faccio 2. 3 4 2 catenelle 1 2 3 4 2 catenelle archetto seguente 1 2 3 4 2 catenelle archetto seguente 1 2 3 4 2 catenelle, quindi dobbiamo lavorare 6 archetti. Vado nell'ultimo 1, 2, 3, 4, così. Ora una catenella e vado qui nell'unico archetto che abbiamo, è rimasto un archetto, quindi vado dentro l'archetto e faccio una maglia bassa, una catenella e ripeto le maglie allungate qui all'interno dell'archetto di una catenella. Ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Il giro adesso vado a chiudere con una maglia bassissima qui dove abbiamo iniziato. Entro e faccio una maglia bassissima. Adesso con una maglia bassissima arriviamo qui dove abbiamo il primo gruppo delle maglie allungate e facciamo 1 2 3 4 5 catenelle più una. Quindi adesso ripetiamo quello che abbiamo fatto all'inizio, quindi abbiamo fatto 5 catenelle e una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa. Allora, vado qui nell'archetto seguente, faccio una maglia bassa. 1 2 3 4 5. Salto un archetto, vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 archetto seguente maglia bassa. Allora così. Ora abbiamo fatto 5 catenelle qui nel primo gruppo delle maglie allungate. Quindi abbiamo fatto 5 catenelle, archetto seguente, maglia bassa, 5 catenelle, abbiamo saltato un archetto, quindi andiamo nel prossimo e facciamo una maglia bassa, 5 catenelle,
archetto seguente maglia bassa. Ora 1 2 3 4 5, vado qui nel primo archetto delle maglie allungate, faccio una maglia bassa. 1 2 3, scusate, 1 2 3 4 5, archetto seguente maglia bassa. 1 2 3 4 5, saltiamo l'archetto e andiamo in quello seguente, quindi l'archetto centrale lo saltiamo. 1 2 3 4 5, archetto seguente maglia bassa. 1 2 3 4 5, quindi qui abbiamo l'archetto, andiamo qui dove abbiamo il gruppo delle 5 maglie, delle 4 maglie allungate, così 1 2 3 4 5, maglia bassa, archetto seguente facciamo la maglia bassa. 1 2 3 4 5, saltiamo un archetto, andiamo nell'archetto seguente maglia bassa. 1 2 3 4 5, archetto seguente maglia bassa. 1 2 3 4 5, saltiamo, andiamo qui nel primo archetto delle maglie allungate, facciamo una maglia bassa, ok? Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Poi, dopo che abbiamo fatto le catenelle e la maglia bassa, dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto. Dobbiamo ripetere i giri per formare questo motivo. Ora sono arrivata alla fine del giro, quindi faccio le mie ultime 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, vado nell'archetto, faccio una maglia bassa. Adesso per chiudere non faccio le 5 catenelle, ma faccio 2 catenelle e una maglia alta qui nella prima catenella iniziale. Quindi all'inizio abbiamo fatto 5 catenelle, entro qui nella catenella e faccio una maglia alta. E quindi abbiamo chiuso con l'archetto. Adesso faccio 1 2 3 4 5, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa. Adesso qui dove abbiamo l'archetto centrale, dove abbiamo saltato l'archetto delle catenelle, adesso qui lavoriamo 7 maglie alte. 1 2 3 4 5 6 7, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa. 1 2 3 4 5 catenelle, vado nell'archetto seguente maglia bassa. 1 2 3 4 5 catenelle, vado nell'archetto seguente maglia bassa, quindi abbiamo 2 archetti. Adesso vado di nuovo qui nell'archetto centrale e lavoro 7 maglie alte. 1 2 3 4 5 6 7, archetto seguente maglia bassa. 1 2 3 4 5, archetto seguente maglia bassa. 1 2 3 4 5, archetto seguente maglia bassa. E qui ripetiamo le 7 maglie alte al centro. Ok, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Alla fine del giro, quindi ho fatto le mie 7 maglie alte, quindi faccio una maglia bassa. Adesso qui per chiudere facciamo 2 catenelle e una maglia alta qui nella catenella iniziale, quindi facciamo una maglia alta e finiamo così con l'archetto. Quindi adesso abbiamo 2 archetti. Adesso facciamo 1
2 3 4 5, vado nell'archetto seguente, maglia bassa. Adesso qui dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto qui. Qui abbiamo fatto una maglia alta su ogni maglia alta, però separata da una catenella. Quindi vado nella prima maglia e faccio una maglia alta, catenella, maglia seguente, maglia alta, catenella, maglia seguente, maglia alta, catenella, catenella, catenella. Quindi 1 2 3 4 5 6 7. Andiamo nell'archetto seguente, facciamo una maglia bassa. 1 2 3 4 5 catenelle, archetto seguente, maglia bassa. Quindi adesso abbiamo un archetto. Andiamo qui nel gruppo dove abbiamo le 7 maglie alte, lavoriamo una maglia alta separata da una catenella su ogni maglia alta. Ok, quindi dovete ripetere quello, il lavoro che abbiamo fatto qui. Dovete ripetere questi motivi fino alla lunghezza che desiderate. Quindi man mano che andate avanti lo provate, e quando diciamo raggiungete un'altezza, una lunghezza che vi piace, staccate il filo. Ok, allora andiamo avanti e poi ci ritroviamo per iniziare a fare le maniche. Qua io ho finito il mio bordo, tutta la parte sotto del maglione. Qua vi faccio vedere. Allora, io ho fatto 1, 2, 3, 4, 5 motivi e mi sono fermata qui. Voi, se volete, o vi fermate prima oppure andate avanti, dipende quanto lo volete lungo. Ok, nel frattempo ho fatto anche una manica, vi faccio vedere. Ecco. Quindi nella manica ho ripreso il lavoro del maglione del bordo. Allora, adesso vi faccio vedere anche vi faccio vedere come fare la manica. Ok, allora qui abbiamo finito con le maglie alte, quindi adesso dobbiamo fare tutto un giro a maglia bassa. Quindi dobbiamo seguire la sequenza del punto. Abbiamo finito qui che abbiamo fatto tutte le maglie alte. Adesso vediamo, prendo l'uncinetto del 3. Ok, prendo il filo. E vado qua. Anzi, no, entro qua. Allora, vediamo se riesco ad entrare. Ok, allora dicevo, prendo il filo, 2 catenelle e lavoro una maglia bassa in ogni maglia, come abbiamo sempre lavorato. Così. Quindi adesso vado avanti e faccio tutto il giro a maglia bassa. Fatto tutto il giro a maglia bassa, ho chiuso nella prima catenella iniziale. Adesso faccio 3 catenelle, 1 2 3. Quindi vado nella maglia seguente, faccio una maglia alta doppia in costa davanti. Maglia alta, quindi stiamo ripetendo, cioè stiamo riprendendo i punti. Qui abbiamo tutti i punti, quindi dobbiamo ripetere i punti, cioè scusate, li dobbiamo riprendere. Comunque, volevo dire, dobbiamo contare quante maglie lavoriamo, perché poi dobbiamo fare la stessa lavorazione nell'altra manica. Quindi se qui per esempio io per esempio nella manica che ho già fatto, io in tutto ho 50 maglie, quindi anche in questa maglia devo lavorare le mie 50 maglie. Se risultano di più, quindi nel primo giro
devo, diciamo, devo diminuire qualche maglia, quindi se ne ho 52 o 53, quindi man mano che vado avanti diminuisco le maglie fino ad arrivare alle maglie che mi servono. Quindi io nella prima manica ho 50 maglie, se qui mi risultano di più, devo diminuire e arrivare a 50, ok? Quindi contatevi e contate le maglie e fate in modo che siano uguali tutte e due, altrimenti poi insomma la manica non è giusta, poi viene una più larga e una più stretta. Allora, facciamo il giro, quindi questo il punto lo conoscete, quindi facciamo tutto il giro e arriviamo qui. Eccomi qua. Allora, io ho fatto il giro, quindi avevo 52 maglie e qui ho saltato delle maglie per arrivare alle mie 50 maglie, quindi ho saltato qui una maglia e un'altra maglia qui. Ok? Quindi adesso chiudo qui nella terza catenella iniziale. Quindi se dovete diminuire qualche maglia, 2 maglie, 3 maglie, non di più, fatelo qui sotto dove abbiamo iniziato, sotto l'ascella dove noi abbiamo unito le due parti dove abbiamo fatto le 6 catenelle. Ok, quindi se dovete diminuire qualche maglia, 2 o 3 maglie, fatelo proprio qui sotto, che poi man mano adesso che si va avanti poi non si nota assolutamente. Allora, ho finito il mio giro. Quindi adesso lavoriamo come sempre, quindi faccio 2 catenelle, vado nella maglia seguente e faccio un giro tutto a maglia bassa. Quindi dobbiamo lavorare la nostra, diciamo, la nostra manica con il punto che abbiamo lavorato il maglione. Allora, lavorando la manica, io poi mi sono fermata sotto al polso, cioè scusate, sotto al gomito, e poi ho proseguito con il punto del bordo della maglia. Ora dovete essere voi a decidere quando vi dovete fermare, se volete diciamo iniziare a fare questo bordo all'altezza del gomito, sotto il gomito, non farlo completamente, siete anche libere di non farlo se non vi piace. Quindi potete andare avanti con la lavorazione della maglia fino alla, diciamo, fino alla lunghezza della manica. Dovete decidere voi se vi piace oppure no, se lo volete fare oppure no. Quindi dovete decidere anche dove iniziare questa lavorazione per il bordo. Quindi se lo volete all'altezza proprio del gomito, sotto il gomito o al polso, fate voi, ok? Allora, io ho lavorato la mia manica quindi inizio da qua, 23 centimetri. Quindi ho lavorato con il punto che non so come si chiama, scusatemi tanto, io non lo so come si chiama questo punto. Quindi ho lavorato per 23 centimetri. E quindi la stessa cosa farò anche nell'altra manica. Ok? Quindi lavoriamo tutta la manica. Poi vi faccio vedere come iniziare il bordo per la manica, anche se voglio dire vi ho fatto vedere già qui come iniziare la lavorazione, è la stessa cosa. Abbiamo fatto la maglia e la manica è la stessa cosa. Ok? Quindi andiamo avanti e vi faccio vedere poi come iniziare a fare il bordo per la manica. A dopo, ciao. Ora allora, io sono arrivata alla stessa altezza dell'altra manica, quindi sono arrivata a 23 centimetri. Ecco, quindi adesso faccio il bordino che ho fatto qua, vi faccio vedere l'inizio e poi andate avanti da sole. Ok, allora ho finito il giro, quindi ho fatto il giro tutto a maglia bassa. Adesso faccio 5 catenelle, 2, 3, 4, 5, salto 3 maglie, 1, 2, 3 nella quarta maglia bassa,
1 2 3 4 5 salto 3 maglie 1 2 3 nella quarta maglia bassa, quindi facciamo tutto il giro in questa maniera. Allora sono arrivata alla fine. Allora io ho 12 archetti. Mi raccomando, quando fate la seconda manica, quando fate l'altra manica, dovete ottenere gli stessi archetti, altrimenti poi le maniche non vengono uguali. Ok, quando poi facciamo le catenelle, le 5 catenelle, dobbiamo saltare 3 maglie, nella quarta facciamo una maglia bassa. Ora, se le maglie non corrispondono al primo giro, invece di saltare 3 maglie, ne saltate 4 o ne saltate 5, non ha importanza perché è sempre il primo giro, quindi non si nota. Cercate di distribuire bene i punti, quindi non saltate 4 o 5 maglie vicine. Quindi magari fate all'inizio, al centro o alla fine, ok? Quindi io per esempio qui ho saltato 1, 2, 3, 4 e nella quinta ho fatto una maglia bassa. Adesso mi sono rimaste 4 maglie, quindi 1, 2, 3, 4. Adesso faccio 2 catenelle e faccio una maglia alta qui nella prima catenella. Così. Ora all'inizio, proprio all'inizio del giro, non si nota completamente. Adesso facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Vado qui nell'archetto, faccio una maglia bassa. Adesso vado qui nell'archetto seguente e lavoro 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6. 7, una maglia bassa nell'archetto seguente, 1 2 3 4 5 maglia bassa, 1 2 3 4 5 maglia bassa. Vado nell'archetto seguente e lavoro le 7 maglie alte, quindi dobbiamo ottenere 2 archetti, quindi sono 2 3 4 5 6 7. Allora vado nell'archetto seguente e faccio una maglia bassa. Adesso 1 2 3 4 5 catenelle, archetto seguente, maglia bassa. 1 2 3 4 5, archetto seguente, maglia bassa. E adesso qui nell'archetto seguente lavoriamo 7 maglie alte, 2 3 4 5 6 7. Allora facciamo 5 catenelle. Allora, facciamo 2 catenelle e andiamo a chiudere qui nella prima catenella. Così, così. Adesso abbiamo 2 archetti. Ora 1, 2, 3, 4, 5. Archetto seguente, maglia bassa. Vado qui dove abbiamo le 7 maglie alte e lavoro una maglia alta in ogni maglia alta, però separata da una catenella, quindi 1 2 3 4 5 6 7. Archetto seguente, maglia bassa. Facciamo 1 2 3 4 5, archetto seguente, maglia bassa.
E ricominciamo qui adesso nelle 7 maglie alte, facciamo una maglia alta e su ogni maglia alta separata da una catenella, ok? Quindi poi proseguite come abbiamo fatto nel bordo del maglione, ok? Allora, qui nel collo, se vi risulta largo, io per esempio qui nel collo ho fatto 2 giri a maglia bassa e ho diminuito una maglia ogni 10 maglie basse. Quindi se a voi vi risulta il collo leggermente largo, fate un paio di giri a maglia bassa, diminuendo una maglia ogni 8-10 maglie, ok? Se volete potete fare più giri. Allora, il tutorial è finito. Spero di essere stata chiara, che mi sono spiegata bene, perché tante volte mi scrivete, mi dite che non vedete bene tanti passaggi, che non mi sono spiegata bene. Comunque, per qualsiasi cosa scrivetemi, cercherò di aiutarvi. Cercherò di aiutarvi, ok? Allora, spero che anche questo progetto comunque è stato di vostro gradimento, che vi è piaciuto e che lo volete fare anche voi. Quindi, se lo fate, fatemelo sapere, mandatemi le vostre foto che a me fanno sempre tanto piacere. E niente, vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!